E ritorniamo in collegamento. Vedo Katia Ricciarelli leggermente abbioccata. Katia? No. Mara, sono qua, sono sveglia. Ti geri quasi, Drio, per addormessarti, te l'ho visto. Sono sentata un'ora e mezza. Infatti eri così. Senti, Katia, quanti ne abbiamo combinate io e te? Te mando subito un filmato. Abbiamo già il collegamento abbiamo anche un collegamento con New York, con un grande artista, cantante, un uomo bellissimo, Katia. Un uomo bellissimo. Non lo conosco? Eh sì, Alfio, il grande Alfio da New York. Ciao Alfio. Buongiorno, buon pomeriggio su tutti quanti. Ciao Mara, ciao Katia, come state? Ciao Alfio, io sto bene, caro, e tu? Guardi molto bene, tutti e due, uno più bello dell'altro. Alfio, ma tu conosci Katia? Sei siciliano? Io sono mezzo siciliano e mezzo calabrese, però sono nato in Australia. Però i genitori italiani, calabresi, siciliani. Siciliani e calabresi, vero Alfio? Ma mi conosceva lui? Alfio, ma tu conosci la grande Katia Ricciarelli? Come no, senz'altro. È un grande piacere di vederti sul Skype con questo collegamento. Sono molto contento di essere qui. Buona Pasqua a tutti quanti. Grazie. Cos'altro? Alfio, parli meglio italiano dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Hai studiato italiano? Sai perché? Ho studiato molto, molto, molto. Ah, vedi, t'ho beccato. Molto, molto. Allora, molto, molto. Tra un po' cercheremo di fare un duetto tra voi due. Vediamo sì, se ci come riusciamo. No. Sì, sì. Infatti, volevo farti questa sorpresa, Mara. No, non è una sorpresa perché è da ieri che ne parliamo di questo. Sorpresa di che? La sorpresa l'ha fatta a me. Va bene, dai, facciamo. Mettiamo la musica, dai, uno, no, due, tre. No, momento, prima devo mandare due filmati per la mia amica Katia, perché noi due ne abbiamo combinate di tutti i colori. Dai, così ci ralleghiamo un po' questo pomeriggio. Vediamo cosa abbiamo fatto noi due. Avanti. Le gocce cadono, ma che fa? Se ci bagniamo un po'. Serata bagnata, speriamo serata fortunata. Ma non potete andare via tutti, ma che uomini sono? Allora sta succedendo qualcosa. Diteci se siamo in diretta ancora. È successo. Qua scappano tutti. Che succede? Un diluvio. Evidentemente è un destino che Katia ed io... Ma non c'è due senza tre, Mara! Non c'è due senza tre, Katia! No, basta, dov'è? Basta, finito! E anche qua in studio sta chiedendo qualcosa! Datemi degli ombrelli! Sì, Katia! Versi l'ombrello! Se piove vaghi per la città senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe ti entra già. E cosa vorresti dire? E cosa vorresti fare? Se sei parlata del destino. Katiuscia? Ma tu, Alfio, Alfio, riesci a vederci? Sì, sì, vedo tutto, vedo tutto. Che piacere vedere questo bel film. Voi avete una storia, come no, tanto piacere. Come stai, Mara? Manchi tanto, Mara. Anche tu dovevi arrivare, poi è successo quello che è successo. Com'è lì? Tu dove sei adesso, a New York? Adesso sono vicino a New York, sì. Com'è la situazione? Lì è molto pesante, vero Alfio? La situazione è qualcosa che non ho visto mai in vita mia. Esci fuori alla strada a camminare sul marciapiedi, le persone, la gente ne preferiscono di camminare sulla strada invece di camminare accanto a te. Tutti hanno paura. Quando vai sul supermercato ci stanno solo 40 persone una volta. C'è un filo fuori. Una cosa. Io non...
Non ho visto mai una cosa di questo genere nella vita mia. Io resto a casa e dormo e scrivo musica. Adesso, tu non che posso esci, fare? Non esci, vero Alfio? No, esco solo per fare la spesa, ma ogni settimana. La cosa più importante è noi dobbiamo risolvere il problema, sì, però dobbiamo mangiare bene, non bere troppo alcol, non fare cose giuste per il tuo sistema immune, your immune system, quella è la cosa molto importante. Sistema immunitario. Perché questo è un virus, se tu hai un sistema forte puoi combattere meglio di una che è debole, né? Questo è il mio modo di pensare. Katia, tu come stai, amore? Io sto bene, ma non ne posso più di sentire parlare di questo virus maledetto. Io sì, sono in casa da 2 mesi. 2 mesi che sono chiusa e ho tante cose da fare, per carità. Poi quando ti obbligano a stare chiuso, allora è la volta che vuoi uscire, no? Invece bisogna resistere. Ma questo credo che ormai l'abbiamo detto e ridetto. Io vorrei non pensarci più, stare in casa ma non pensare più a questo virus che ci tormenta, Mara, ci tormenta. Fammi vedere a pioggia che mi piace. Dai, ti faccio ce vedere. C'è un'altra pioggerina? Ti faccio vedere una cosa bella con Lucio Dalla, col grande Lucio, un tuo duetto con Lucio. Grande Lucio. Katia, questa era la serata di Lecce. Era il giorno dopo. Sì, era alla notte. Il giorno dopo, però. No. Ah sì, mezz'ora dopo, è vero. Noi abbiamo registrato a 1 di notte, poi è stato proprio Lucio a convincerci a registrare, anche se era notte fonda ormai. E, hai ragione. E te lo ricordi? E lui è stato fantastico. Sì, me lo ricordo benissimo, guarda, mi ricordo bene che tu continuavi a dire ma che uomini siete, a quelli che andavano via con gli strumenti in mano tutti. Invece non sapevo che erano musicisti e il problema erano gli strumenti. A Venezia è successa la stessa roba. A Venezia è successa la stessa roba, dopo 2 mesi. Però lì siamo andati via, abbiamo registrato il giorno dopo a Venezia e lì ho cantato anch'io. Con i miei adorati condolieri. Bravo. Marietta motta in condoia e mi te porto al Lido. No che nome fido, chi de massa un imposto. Cosa mi disi in cocoia, perché in quel boschetto. Se ne gastro calmasetto, per fissicarmi il cuore. E ti che ti sento, ma mi ciò che te batte il cuore, ti che ta, anche io sa che a Venezia l'amor se fa in condoletta. Dico no, costo a far del sì e del no, vuoi un conto tutti voi. Che bello, un saluto a Stefano Masciarelli e alla mia Venezia e tutti i gondelieri.
Ragazzi, adesso che facciamo? È arrivato il momento della vostra esibizione, eh? Ci proviamo? Credo di sì, Mara. Ci proviamo? Credo di sì. Katia, sei pronta? Che sorpresa. E io sono pronta, ma devo capire un po'. Adesso, siccome non sono proprio stupida, mi attaccherò, come si suol dire, al tram. Ok, allora, Alfio, sei pronto? Sono prontissimo. È un tentativo, magari bocca ci riesce. Bocca al lupo! Crepi, avviva il lupo! Vai allora, crepi. Partiamo con la musica. A musica, musica, maestro! Metto qua, well, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew. Grazie, grazie Alfio. Bravo, bravo, grazie Mara. Alfio, grazie, noi ti aspettiamo qui in Italia, appena sarà possibile ti aspettiamo qua in Italia. Eh? Il primo volo che parto da New York sono lì, sono sulla bordo. Io ti aspetto, faremo un bel duetto insieme. Ti aspetto a braccia aperte e ti farò incontrare fisicamente, non così virtualmente, con la mia amata Katia Ricciarelli, che per me è mi una sorella. È un grande piacere. Ciao Katia. Grazie Mara, ciao, grazie amore. Infinite. Ti voglio bene. Ciao Mara. Mara tesoro. Di me. Mara, mi fai salutare qualcuno? Perché sì, tutti, ho la possibilità, certo, di dai, farlo. Dai, sì. Ti prego. Sì, amore, sì. Allora, a parte che volevo dirti che finito questo strazio, io dovrò finalmente girare il mio film dei 50 anni, poi fare un disco, eccetera, eccetera. Ma questo non ha molta importanza. Volevo salutare mia sorella, che purtroppo è stata ricoverata in un istituto e non posso neanche vederla. Ecco perché voglio essere più allegra di quanto, insomma, io non dovrei in questo caso. Poi i miei parenti, i miei nipoti e... Renato, che tu conosci bene, come no, che purtroppo Mara ha dovuto chiudere tutto, quindi è prostrato proprio. Ma questa situazione apocalittica noi dobbiamo proprio dimenticarcela per un po', perché altrimenti ci ammaliamo davvero, capito? E io non voglio ammalarmi per un virus, voglio andare avanti. Grazie Katia, ciao Mara, prestissimo. Ti voglio tanto bene. Non so, ciao. Amore, anch'io. Ciao, ciao, ciao Katia, grazie. Grazie ad Alfio, andiamo in pubblicità.